Artini. Sono vicino a Giulietti, ma non vedo la signora. Greco. Manfredia. Manfredi. Artini non riesce a votare. Ecco, è riuscito. Manfredi pure. Greco non so perché non vedo. Pare di sì. Non vedo altre mani alzate. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Ordine del giorno 24, Farina Daniele, accolto come raccomandazione. Ok. Piras 25 accolto come raccomandazione. Non è in aula, ma ok, bene. Ordine del giorno numero 26, l'Acquaniti, c'è un parere contrario del governo. C'è qualcuno che chiede di parlare? Giorgio Airaudo, prego, ne ha facoltà, onorevole. Grazie Presidente. Non so se il sottosegretario ci dirà che anche questo è previsto da qualche patto, però noi con questo ordine del giorno vorremmo che almeno il governo prendesse le opportune iniziative per porre dei limiti più stringenti in riferimento ai dividendi annuali da distribuire ai possessori delle quote di capitale della Banca d'Italia. Diciamo questo perché, come sottolineato dal governatore, il capitale massimo viene portato a 7,5 miliardi e l'ammontare massimo, quindi dei dividendi distribuibili a partecipanti, dovrebbe essere di circa 450 milioni di euro annui. Rispetto alla situazione attuale, si passa quindi da un dividendo ridotto, ma crescente indefinitivamente negli anni futuri, a uno oggi più elevato, ma soggetto a un tetto fisso nel tempo, mantenendo l'equivalenza tra il valore attuale dei due flussi di pagamenti. Gli articoli 39 e 40 dello Statuto della Banca d'Italia prevedevano in passato la possibilità di accantonare annualmente alle riserve importi fino al 40% degli utili netti dell'esercizio. Nel nuovo Statuto questa misura è abbassata al 20%. L'articolo 39 dello Statuto prevedeva in particolare che ai partecipanti fossero distribuiti dividendi per un importo fino al 10% del capitale, ossia fino a un massimo di 15.600 euro. Oggi, come già detto, tale limite è al 6%, cioè pari a 450 milioni di euro. L'articolo 40 stabiliva poi la possibilità, dai frutti annualmente percepiti, sugli investimenti delle riserve, su proposta del Consiglio Superiore e con l'approvazione dell'Assemblea ordinaria, di prelevare e distribuire, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 39, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesimi, quali risultato del bilancio dell'anno precedente. I partecipanti potevano quindi ricevere una somma aggiuntiva prelevata dai frutti degli investimenti delle riserve, ma non superiore al 4% di quest'ultime. Tale somma aggiuntiva, come evidenziato dal rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia, già citato, ha costituito la vera remunerazione dei partecipanti negli ultimi decenni. L'importo distribuito si è sempre collocato su valori di gran lunga inferiori al limite massimo del 4% delle riserve. Negli ultimi 14 anni si è commisurato allo 0,5%. Per il 2012 sono stati distribuiti a tale titolo circa 70 milioni di euro. La rivalutazione e i dividendi fanno capo alla funzione pubblica di Banca d'Italia e non si capisce perché i benefici di tale funzione pubblica, utili fatti comprando titoli di Stato e non in movimenti di stress di mercato, utili derivanti dalla gestione del patrimonio conferito, debbano andare ai privati. Gli utili delle banche centrali vengono distribuiti allo Stato, tuttavia non tutti gli utili della Banca d'Italia vengono distribuiti allo Stato, perché una parte significativa è accantonata a riserva. Lo Statuto della Banca d'Italia prevede infatti che possano essere accantonati a riserva fino al 40% degli utili. Le riserve sono investite in asset che generano a loro volta interessi e proventi che si sommano ai ricavati derivanti dal diritto di signoraggio,
In sostanza, tutti gli utili della Banca d'Italia derivano direttamente o indirettamente dallo sfruttamento di un bene pubblico. I soggetti privati, titolari delle quote del capitale della Banca d'Italia, non possono dunque vantare alcun diritto su quegli utili. Le norme contenute nell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, nella sua precedente formulazione, prevedevano di distribuire una somma prelevata dai frutti degli investimenti e delle riserve, non superiore al 4% delle riserve stesse. Permane in capo al Consiglio Superiore della Banca il potere di determinare discrezionalmente l'importo dei dividendi da distribuire annualmente. E dunque, nonostante le assicurazioni fornite in merito all'istituto stesso, non possa sussistere oggi alcuna garanzia circa le decisioni che verranno in concreto assunte al riguardo. Risultano pertanto del tutto incerto se i partecipanti accetteranno un basso livello di dividendi. La maggior parte degli utili della Banca d'Italia derivano dal signoraggio, da esse esercitato in qualità di istituto di emissione. Nell'ultimo bilancio essi sono ammontati a circa 2,5 miliardi di euro, dei quali solo 70 milioni sono stati distribuiti come dividendo ai soggetti partecipanti al capitale. Laddove invece, a seguito dell'aumento di capitale disposto, dal decreto legge, secondo quanto affermato dallo stesso Ministro, gli utili potenzialmente distribuiti ammonteranno a 450 milioni di euro. È necessario quindi chiarire meglio il meccanismo di determinazione degli utili, la cui distribuzione ai partecipanti in misura più elevata che in passato ridurrà le entrate dello Stato e sottrarrà impropriamente fronti all'autofinanziamento della banca. Non capisco perché lo respingiate. Grazie. Credo che dovreste approvarlo. Grazie. Metto in votazione l'ordine del giorno 26, Lacquaniti, con il parere contrario del Governo. È aperta la votazione. Folino. Capezzone, Di Stefano, Marco.